Allora, sono tornata in diretta, oggi faccio le dirette a spezzoni, comunque eravamo rimasti, almeno la vedete appuntate, la diretta di oggi la vedete appuntate, eravamo rimasti che appunto la mostra inizia oggi e termina il 18 di giugno e vi faccio fare un piccolo giro perché hanno collaborato anche Modartech, ha collaborato il Museo Piaggio, infatti la mostra termina con un modellino, una Vespa iconica degli anni 60 del Museo Piaggio e questo è l'inizio. Ah, quelle erano le stanze dove appunto c'erano esposte tutte le fotografie. Michele, allora ma anche te non ti fermi mai, avvia un'altra bellissima iniziativa. No, mai fermarsi, sempre avanti. Cioè, bene, bene. Tante, eh? Tante. Meno male, siamo contenti. Posso intervistare anche lei un attimo? No, io perché sono ha partecipato anche il Museo Piaggio. Sì, ma io sono in veste di spettatore. Veste personale. Va bene, grazie. Questa è una mostra regionale. Lo fa venire l'assessore regionale. Quei manichini da dove vengono? Da Modarte, dall'Università della Moda. Bisogna trovare un po' di abbigliamento rivisitato delle. Bravo. Insomma, come vi dicevo prima, quindi hanno partecipato appunto Modartech, dove infatti sia qui sia all'entrata sono esposti linee capi d'abbigliamenti degli anni 60, poi giochi anche qui a tema anni 60 e poi la Vespa che viene direttamente dal Museo Piaggio. Questa è una slot. Le 50 lire e poi in centro perdevi. Al solito perdevano, c'erano sempre molti minuti. Ma sono e perdi tempo. Sì. Perché cosa ci fa? Capisci, soldi o perdi soldi. Ma è tu di solito. Quello che ci mette, ci si mette solo 50 euro. Ci si vede, vado un po' di anno. Allora, ora voglio fare, c'è anche il sindaco Matteo Franconi, due domande al sindaco e poi interrompo la diretta.
ora appena ha fatto. Matteo, ti posso fare una domanda in diretta? Al via un'altra bellissima iniziativa qui al Palp, cioè Ponte d'Ela in generale, la città non si ferma mai, bene così. La città della Vespa non può fermarsi, deve continuare a camminare sulle due ruote, sulle quattro ruote, sulle gambe, ma deve continuare ad andare verso un futuro importante. Oggi raccontiamo un'epoca storica per la nostra città, dove da lì insomma siamo cresciuti e Ponte d'Ela ha avuto un suo sviluppo importante. Ecco. Come diceva Giacomo Maccheroni, ricordare perché l'esempio di quegli anni siano da stimolo e anche di proseguo di un percorso importante per la nostra città. E soprattutto mi sembra che Ponte d'Ela non sia solamente la città della Vespa, ma stia diventando la città, insomma, una città che guarda appunto al futuro e che investe in tantissimi ambiti. Io dico che Ponte d'Ela è la città delle opportunità. Lo è per i giovani, lo è per i meno giovani, lo è per gli imprenditori. Dico sempre che a Ponte d'Ela si può fare. Basta averne la volontà e ci sono tutti i presupposti per crescere bene. L'ultima domanda, ieri sera quanti polmoni hai perso, quanti anni di vita hai perso? No. Quei 90 minuti? No, ieri sera ne ho acquistati perché insomma il sogno continua, ho visto una grande città, una bella risposta, i nostri tifosi con una grande coreografia, ecco, ci sono tutti i presupposti per andare a Gubbio e giocarsi una partita importante. Bene, grazie. Matteo. Insomma, avete visto, io adesso vi saluto, però vi invito tutti a venire a vedere la mostra dal 12, cioè da oggi, fino al 18 di giugno. Mi raccomando, mostra gratuita, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18, mi sembra. Ciao a tutti.